Buonasera da VRG e benvenuti all'Onboard Lap di oggi. Ci troviamo in Gran Bretagna, per la precisione sul circuito di Brands Hatch, non lontano da Londra. Oggi saremo in macchina con il vincitore di Hockenheim, Gabriele Bosi, del team Repsol Motorsport. In fondo al rettilineo principale si affronta l'impegnativa Paddock Hill, dove si frena già mentre si curva a destra, mantenendo un'alta velocità e prestando attenzione alla pendenza. Si sale poi attraverso la Halewell Hill e si frena in maniera più decisa per affrontare a circa 100 km orari in terza marcia la curva Druids, per poi riaccelerare in discesa e affrontare la quarta curva Graham Hill. Al termine di un breve allungo ecco la curva Sartis, che all'inizio è veloce, ma a metà viene interrotta dalla Clare Waves, che si affronta più lentamente e tende a far scivolare le vetture verso l'esterno. Infine si riaccelera in discesa attraverso la curva Clark e si ritorna sul traguardo. La pista è tortuosa con alcuni saliscendi insidiosi che limitano la visuale e non rendono facile capire qual è il limite del tracciato. Per questa gara il circuito viene utilizzato nella sua configurazione Indy da 1929 metri, una configurazione che non prosegue quindi verso sinistra lungo la curva Sartis, tagliando fuori gran parte del tracciato, per cui il giro è molto corto, le vetture delle DTM impiegheranno soltanto 40 secondi per completarlo. Il traffico sarà un indiscusso protagonista sin dalle qualifiche, dove sarà complicato trovare il giro pulito, e anche in gara sarà difficile tenersi fuori dai guai per 98 interminabili giri. Semaforo verde lunedì 2 dicembre alle ore 21.30.